Buongiorno, buongiorno e buon sabato a tutti, da parte mia e da parte del mio ospite Denise Cumella. Denise, buongiorno. Salutiamo, aspettiamo un po' di, di gente. Allora, ehm, inizia eh, oggi eh, una lunghissima serie, che durerà tutto quanto l'anno, di intervista eh, ad imprenditori. Imprenditori che non sono i soliti visi noti che noi eh, vediamo. Eh, nei giornali, nei telegiornali, nelle copertine, ma sono eh, visi di imprenditori che hanno avuto successo, che come noi eh, sono nel campo di battaglia tutti i giorni e che vale la pena di citare perché hanno delle eccellenze da esprimere. Quindi eh, questo è un po' il concetto. Oggi ho voluto eh, cominciare da eh, colleghi che ha dato vita al, al, al libro di, di Diosa, ma poi capirete perché uso eh, questa espressione. Ha una lunga esperienza eh, nel campo del marketing, perché è stata per eh, una buona parte di tempo, poi ci dirà lei quanti anni responsabile eh, del eh, marketing lush, lush, non so come si pronuncia. Lush, Lush, perfetto. Lush. Ok, eh, e quindi Denise, eh, insomma due minuti per presentarti, per, per dire che se poi partiamo con le domande. Eh? Sì, ho um, una, una mia attività, io sono, sono Denise, ho lavorato nel marketing per anni, quindi in Lascio sono stata direttore marketing, responsabile europeo della comunicazione, unico membro non inglese del board strategico mondiale e country manager di Lascia Italia. Poi nel 2014 ho deciso di aprire un'attività che si occupa di marketing e da un anno e mezzo circa ho dato vita a libri d'impresa che trasforma i libri, le idee nascoste nella testa degli imprenditori. Ecco. E i libri che siano poi potenti strumenti di marketing. Quindi questa però, è la sua missione. Brava Denise, però lì ci arriviamo. Prima facci capire sì. un attimo eh, perché hai deciso di aderire alla OSA Community. Perché insomma hai deciso di entrare con grande successo, devo dire, è stata una delle prime che, che, ha, che ha accettato questa, questo nostro invito di media, Alessia. Sì, eh, ho deciso di, di inserirmi in OSA perché essere un imprenditore è molto difficile, si corre sempre ed è molto difficile oggi avere un vero, un vero vantaggio competitivo, accedere sistematicamente a quelle informazioni che poi ti aiutano ad arrivare primo. Eh, e farlo con dei corsi sporadici è difficilissimo, quindi io cercavo un percorso di conoscenza che fosse sistematico, che per, mi permettesse di crescere regolarmente, ma a 360 gradi, non solo sul marketing, che è la mia disciplina, ma anche sulla gestione di impresa, su tutti gli aspetti che potevano aiutarmi, e, eh, a degli incontri sistematici per cui io regolarmente mi aggiorno regolarmente apprendo informazioni eh, prima dei miei concorrenti. Quindi questo per me è preziosissimo. Sì, hai una formazione a 360 gradi, come diciamo sempre noi, che è la cosa importante. Eh, dimmi i tre argomenti che sono stati trattati in OSE in questi tre anni che ti sono rimasti più impresso e che ti hanno dato più valore aggiunto. Allora, uno è recentissimo, è proprio di questa settimana ed è WeChat. Mi ha colpito tantissimo perché eh, mi ha fatto capire meglio come funziona la comunicazione e il marketing in Cina, ma anche con quale sarà il nostro futuro di fatto. Per cui eh, andare così in profondità sull'argomento mi, mi ha aiutato eh, rispetto agli articoli che avevo letto, ovviamente. Poi ce n'è stato un altro che è uno dei primi, in realtà, la protezione del patrimonio dell'imprenditore. Mi è servito tantissimo perché mi piace l'idea che mh, invece che... Dover risolvere i problemi, prevenirli, eh, trovo che sia molto saggio. E un molto. altro ancora è quello del controllo di gestione, eh, perché il controllo di gestione, effettivamente, è la base di un'impresa eh, ed è quello su cui bisogna lavorare di più. Eh, direi, direi di sì. E sono tutti argomenti molto verticali, argomenti che, come tu sai e come tu hai potuto. Eh, constatare in questi tre anni danno la formazione completa all'imprenditore perché oggi l'imprenditore ha bisogno di sapere di tutto un po' per poi eh, prendere gli specialisti del caso e andare ad approfondire. Quali sono stati invece, Denise, i benefici che nella tua azienda hai ottenuto essendo parte di Osa? Cioè, quali sono state le cose che ti hanno, insomma, che hanno portato valore aggiunto alla tua attività? Innanzitutto relazioni. Relazioni a un livello eh, che da sola non mi sarei mai potuta sognare. Perché si tratta di essere inserita in un contesto di persone molto brillanti, eh, innovative, molto preparate, che mi danno tantissimi stimoli, eh, che mi aiutano ad entrare in relazione con altre persone <ride> e quindi. E. è Questa in. Uh... Contatti, fatturato, clienti, quindi di fatto eh, è stato molto, molto prezioso, oltre che idee, scambio, eh, amicizia e, e valore, ecco. Molto bene, molto bene. Una domanda a bruciapelo, Denise, perché ti fidi di me e di Alessio, o perché hai deciso comunque di condividere con noi una parte di, <ride> eh, di, 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 di segreti, o comunque di cose che comunque li, normalmente l'imprenditore non condivide mai, sostanzialmente. Il motivo è uno, oggi eh, è perché vi conosco da tre anni e mi rendo conto che siete esattamente come apparite. <ride> che e che non è già tanto. <ride> e che. Che no, non è cioè... una cosa semplice per, per chi continuamente appare in web in una maniera e poi. Cioè, l'autenticità, la, no? Cioè, quindi, persone che sono come, come dovrebbero essere. E, e poi c'è un altro aspetto che per me è prezioso che ho visto come avete aiutato chi si è trovato in difficoltà. Io ho visto in questi anni persone entrare in crisi serissima, in crisi profonda, e ho visto come vi siete fatti in quattro per loro: a livello di idee, supporto morale, contatti, strategie, cioè un aiuto concreto, no? eh, per un perché... imprenditore è importante, un paracadute è pazzesco. Sì, e soprattutto si capisce che non si è più soli, perché eh, lo, lo diciamo sempre noi in. Eh... In osa uno dei grandi problemi degli imprenditori PMI, perché i grandi hanno, hanno il loro codazo, hanno la loro corte, i loro consulenti, eccetera. Ma i piccoli eh, che sono il 97-98% del tessuto economico italiano, eh, vanno in crisi da soli. Cioè non, non, non perdono, perdono fiducia. Perdono, nel momento in cui perdono quota, in quel momento lì si accorgono. Che non c'è nessuno che può dargli una mano. E allora la comunità nostra è una comunità anche eh, di supporto, di aiuto, di condivisione, perché quante volte abbiamo trovato eh, un sacco di soluzioni interne a noi, no? L'ultimo weekend che abbiamo fatto e che hai vissuto anche tu a Bratto ha testimoniato eh, come praticamente in eh, un giorno e mezzo, 36 ore, abbiamo vissuto una profondità di rapporto estremamente importante, no? Quindi la comunità osa, community è aperta a tutti quegli imprenditori che vogliono fare squadra, a tutti quegli imprenditori che sono stanchi eh, di comprare pacchetti, academy, percorsi, eccetera, eccetera, per poi non trovare un rapporto vero, come hai detto tu, l'autenticità, no? Noi eh, magari non parleremo perfettamente bene. Non, non saremmo performanti a livello di, 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 insomma, di, di web e quant'altro, non avremmo queste schiere di tecnici, ma siamo veri e siamo soprattutto persone che vogliono aiutare altri imprenditori a crescere, altri imprenditori a svilupparsi. E quindi... Ma adesso veniamo al capitolo, dai, del tuo libro. Eh, mostra il libro intanto perché... Insomma, aspetta, dire? ho dimenticato. Eh. Eh, aspetta, il libro è importante. Che il libro è un po' il. Scusa, Eccolo. scusa, rivedo subito perché ce l'ho sempre sotto mano. Eccolo. E questo libro è il secondo libro che tu eh, ci aiuti a scrivere, ok? Perché sì? è la realtà, il secondo libro che tu ci aiuti a scrivere. Eh, innanzitutto, eh, come nasce il libro, cosa racchiude il libro, e poi veniamo al tuo capitolo. Facciamo un attimo il cappello del di questo sì. libro scritto, scritto in, in, tutti insieme scritto tutti insieme abbiamo usato una nuova tecnica che è proprio quella della cioè, tutti insieme abbiamo ragionato eh, ciascuno ha seguito un percorso di stimoli ed è arrivato a tirar fuori la propria strategia d'eccellenza quindi quello che lo rende speciale e unico Però abbiamo raccolto le storie di eccellenza, le strategie di eccellenza di questi 57 imprenditori, che sono imprenditori di tutti i tipi, quindi è molto stimolante. E lo scopo di questo libro trovo che sia molto nobile perché è proprio quello di fare cultura d'impresa, di promuovere la cultura d'impresa. Si parla tanto della cultura umanistica come se fosse l'unica possibile e la più nobile. Invece la cultura d'impresa, oltre a essere nobile e importante, è qualcosa che veramente è il motore di uno Stato, dell'economia. Quindi promuovere una cultura d'impresa sana, con storie, ispirazioni, casi reali, di persone vere che parlano di sé, che condividono e mettono il proprio sapere, la propria identità a disposizione di tutti, è bellissimo. E quindi è questo il senso più alto anche di questo libro, no? Sì, direi di sì. E, e, e tu hai curato tutta questa regia complessiva che ha portato ciascun imprenditore a dare questa sua eccellenza in questo capitolo. Quindi si leggono 57 storie, una diversa dall'altra, ma che non sono la storia della vita dell'imprenditore, ma sono l'eccellenza dell'imprenditore. Cioè quella cosa che lui fa meglio in assoluto, quella cosa in cui si sente veramente preparato, giusto? Esatto, esatto. perché la verità è che le storie intese come autobiografia interessano veramente poco quello che interessa è come l'imprenditore ha vissuto ehm, le sue difficoltà e come le ha affrontate che poi sono la cosa più preziosa che un'azienda ha, perché è l'anima di un'impresa e quindi è, è un po' anche la, la cosa che mi piace di più nel mettere insieme dei libri di impresa che è proprio quello di trovare l'anima della tua impresa, il, quello, quel motore che ti fa affrontare ogni giorno le difficoltà e non ti fa mollare sì, e ehm... eh, eh, vedere, vedere l'entusiasmo con il quale gli imprenditori hanno accolto l'iniziativa, la prima l'anno scorso con i 51 imprenditori i primi, la, la seconda quest'anno e quella che faremo nel 2019 con tutti gli imprenditori che entreranno in OSE Community, giusto? Cioè, sì. è stato... abbiamo sì, girato l'Italia sì. è, è pazzesco ed è emozionante perché in realtà la verità è che scrivere un libro è il sogno della stragrande maggioranza delle persone però scrivere un libro è anche difficile, da soli è veramente difficile farlo perché ci vuole costanza, ci vuole energia, ci vuole la voglia, ci vuole credere nelle proprie idee. E quindi ehm, il percorso che ci ha portato a scriverlo in realtà è quello che ha rafforzato ciascuno e, e ha portato ciascuno a, a, a realizzare questo, questo sogno: no? di avere un proprio libro diffuso nelle librerie che rappresenta la parte più bella, più nobile di te. Eh sì. Eh sì, eh sì direi, direi proprio di sì. Nel tuo capitolo, vediamo il tuo capitolo adesso, cosa, eh, beh, la tua eccellenza l'abbiamo svelata che, che la capacità di, di mettere l'imprenditore diciamo, nelle condizioni di scrivere un libro, ma scritto bene, cioè voglio dire tutti i capitoli sono veramente gestiti alla grande. Tra l'altro sto che stiamo scalando le classifiche in Amazon eh, in maniera molto, molto rapida, no? <ride> Ho visto nel web l'imperversario di foto, di selfie, di distribuzione di libri, insomma eh, direi che stiamo andando veramente bene perché stiamo creando un movimento interessante. Però parlaci del tuo capitolo. Sì, okay? sì, Poi sì. Aggiungo solo anche... un piccolo dettaglio. Il nostro libro dell'anno scorso ha venduto eh, quasi 6.000 copie. Eh, 6.000 copie in Italia quando, con, con un libro non le vende quasi nessuno, quindi vuol dire che comunque ha ha veramente creato un libro che non sia un romanzo. I romanzi sì, ma nella saggistica è difficilissimo fare questi numeri, quindi evidentemente ha, ha saputo stimolare le persone. Ma Denise, la gente ha voglia di storie vere, di storie vicino a loro, di storie che in cui si, si vedono, no? Cioè l'imprenditore oggi non è, non è tutto quanto profumi e balocchi, dai parliamoci chiaro, insomma, l'imprenditore di oggi è coinvolto in mille adempimenti, la fattura elettronica è l'ultimo in assoluto, insomma, ma... ma... Voglio dire, l'imprenditore di oggi ha bisogno di fare squadra, ma squadra in maniera sincera, in maniera concreta e ha bisogno che la squadra gli dica ho un problema, come me lo, lo risolvi il problema? Questa è la vera squadra, questa è la finalità della community, no? La community perché noi abbiamo delle barriere all'ingresso che vogliamo solo esclusivamente imprenditori? Vogliamo solo esclusivamente imprenditori perché vogliamo che l'ambiente sia protetto e sia un ambiente realmente confidenziale. E questo è, è unico perché... Poi il, noi sappiamo benissimo i corsi di formazione come sono fatti, vanno dentro cani e porci e poi alla fine ti trovi di fianco una persona che non ha nulla a che vedere con la tua professione, non ha nulla a che vedere con i tuoi problemi, è molto distante dalla tua mentalità. Invece noi in OSA vogliamo solo imprenditori che hanno gli stessi problemi, che li condividano e che scambiano soluzioni. Giusto? Esatto, esatto. Ehm... E questo è anche un po' mh, per venire al mio capitolo, diciamo che c'è anche un fil rouge rispetto a questo. Perché oggi per imporci sul mercato, ciascuno di noi deve circondarsi mh, da persone che siano un po' affascinate da noi, dai nostri prodotti, dai nostri servizi. Eh, persone, intendo clienti, potenziali clienti, collaboratori, partner. Eh, quindi, ciascuno di noi con la sua azienda deve creare un po' una community, no? Come facciamo a creare una community di persone? Diffondendo delle idee, diffondendo un modo di fare, essendo capaci di guadagnarci l'attenzione delle persone e di affascinarle. E come si fa? Come facciamo a creare questi clienti entusiasti e collaboratori che ci stimano? Eh, come si fa a condividere queste idee? Eh, sicuramente eh, non è facile imporsi all'attenzione delle persone con dei post su Facebook o con degli articoli. O con delle brochure o con un sito. Non perché questi strumenti siano inutili o obsoleti, ma perché questi sono la base. Questo è quello che fanno tutti, e anche noi dobbiamo fare è indispensabile. Ma non è sufficiente. Perché ehm, le persone hanno bisogno di ehm, strumenti nuovi. Noi abbiamo bisogno di utilizzare strumenti nuovi per arrivare al cuore delle persone, che non siano inflazionati. E dobbiamo trovare delle foto e, e, e che siano autentici, autentici, profondi, non superficiali, perché comunque nel, in un post non riusciamo ad andare in fondo, non riusciamo ad essere profondi in quello che diciamo. E le persone ci danno attenzione per tre secondi se noi facciamo un post. Quindi dobbiamo andare più in profondità. Eh, io nella mia esperienza nel marketing, oggi mi rendo conto che. Il libro è lo strumento più potente da questo punto di vista. Ho lavorato per anni in marketing, oltre all'ascio, ho lavorato per Bottega Verde, Risoscotti, Scotti, Venchi, per altre aziende. E quello di cui mi rendo conto dopo questa analisi, questa esperienza, è che il libro in realtà oggi sia lo strumento che fa la differenza. Per diversi motivi. Innanzitutto ha una forza incredibile perché ci rende immediatamente delle persone autorevoli fa sì che noi siamo considerati i veri esperti del nostro settore. Tra chi ha scritto un libro e chi non ha scritto un libro, se io devo scegliere un fornitore, dopo per scontato che quello che ha scritto il libro ne sappia di più. Questo è oggettivo. Quindi se io cerco uno strumento di marketing, il vantaggio eh, che mi dà il libro è evidente e rapido, perché io immediatamente divento il più esperto nel mio mercato su un tema. Poi, le persone eh, scrivono dei libri per sancire il proprio posizionamento. L'hai fatto tu, Mirko, lo fanno Tony Robbins, lo fa Bardola, Alessio, Alessio Grusevini, ehm, Brian Tresi lo fa, ma regolarmente. Michele Tampieri, Alessandro Bentivoio hanno scritto il loro libro sul funnel marketing, Francesco Cardone ha scritto il suo libro Impresa Vincente. Cioè, ciascuno che voglia sancire il proprio posizionamento può farlo con un libro. E a livello commerciale il libro è uno strumento ottimo perché? Perché possiamo darlo al nostro commerciale che durante una trattativa lo può sfoggiare, possiamo utilizzarlo per inviarlo ai nostri prospect insieme a una lettera e far sapere che noi esistiamo e che non siamo un'azienda qualunque, perché siamo dei veri esperti. Abbiamo dei, dei vantaggi oggettivi perché. Se tutti buttano la brochure subito dopo una fiera, buttare un libro è un'azione brutta, è una cosa che non si fa. No, il sì, libro sta sempre, lì, eh, occupa è spazio. È vero questo, è vero. E di cioè, fatto... La newsletter ti li, ti vale tieni magari non li leggi mai, ma te li tieni in tutti i traslochi della tua vita. È vero questo, eh? È vero. E il tuo faccione in copertina comunque qualcosa comunica. Eh sì, eh sì, eh sì, eh sì. Eh sì. Quindi questi sono dei vantaggi oggettivi di marketing e commerciali, ma ce ne sono altri che sono quelli a cui accennavo prima, che per me sono quelli su cui dovremmo soffermarci un po' di più. Eh, quindi se io posso usare il libro per fare social selling, mh? va tanto di moda il social selling, usare LinkedIn per vendere, uso il libro come inizio del mio funnel. Tramite social selling uso il libro come inizio del mio funnel, anche non con social selling, con un funnel di marketing classico. Quindi inizio il, um, il percorso di conoscenza eh, attraverso una pubblicità sui social e poi regalo il mio libro o vendo il mio libro con un'offerta o lo vendo shipping, cioè facendo pagare mia apro a tutta una serie di opportunità di marketing molto importanti per un imprenditore. Quindi inizio un percorso di conoscenza che è il marketing che oggi funziona. Quindi questo sicuramente è un vantaggio competitivo molto forte. Sì, Denise, Beh, Denise, io, io eh, proprio eh, questa settimana faccio un atto notarile, vado dal notaio, c'è l'assistente notaio e il notaio, regalo il libro ancora prima di... Eh, iniziare l'atto, poi facciamo l'atto, finiamo. Il giorno dopo mi chiama il notaio e mi dice come posso partecipare a Osa Community. Eh, interessante il suo capitolo, non sapevo di aver di fronte una persona così. Ecco, que questo è la, la, il brand, personal branding che tu fai quando regali un libro, quando dai una... Io ne ho degli scatoloni nel mio cofano della macchina e voglio dire, ogni volta che incontro persone nuove, tac, il prima, la prima cosa che faccio è do il libro ed è verissimo quello che dici. Sì, perché invece di dare un biglietto da visita, dare il mio fa, fa una differenza enorme perché è proprio un biglietto da visita con i muscoli. Ah, sì. Trent'anni fa, 40 anni fa, erano in pochi ad avere una laurea, era avere una laurea che mi posizionava in questo modo come esperto. Oggi, invece, il libretto. Il libro, comunque, equivocabilmente, che io sono un nella mia materia, perché il coraggio di scrivere un libro su un argomento, il, anche ehm, la, la profondità di conoscenza, ehm, la sistematicità, perché per scrivere un libro ci vuole metodo, eh. ci vuole voglia, ci vuole coraggio anche no? di sì. esporsi, sì. ma ci dà, ehm, ci espone a un'attenzione. Però ci sono degli altri aspetti che sono quelli che... E in realtà quello che, che riscontro è che la maggior parte degli imprenditori che mi chiedono di aiutarli a scrivere un libro lo fanno principalmente per questi altri aspetti. Sì, eh, Denise, aggiungo anche che la maggior parte di imprenditori nel primo atto, nel secondo atto probabilmente da soli non avrebbero mai scritto un libro. All'interno sì. di OSA Community con un capitolo dedicato è esattamente lo stesso effetto, cioè la stessa emozione, la stessa cosa, hanno espresso il meglio di se stessi. In un capitolo e hanno scritto il loro libro, e non è poco, insomma, no? Sì, sì, sì. Poi un libro con uh, introduzione di Philip tra un Beh, certo. siamo stati particolarmente fortunati quest'anno, devo dire. <ride> esatto. Eh, eh, ehm, sì. Quindi quello ehm, è un biglietto da visita con i muscoli. e le Se un giornalista deve scegliere chi intervistare su un argomento, è molto probabile che scelga. Quello che ha scritto un libro su quell'argomento. Io sì. dovevo far fare un corso sulla SEO di aggiornamento per i miei, per i miei collaboratori, ho visto su Amazon qual era il libro eh, sulla SEO che mi sembrava più interessante e ho chiamato Francesco Margherita SEO. Cioè funziona così il mondo. No? Se tu cerchi un esperto, lo cerchi tra quelli che hanno scritto un libro su quell'argomento. Quindi gli unici che competono molto spesso in realtà sono quelli che hanno scritto un libro. Eh sì, direi proprio di sì: direi proprio di sì. Uh, Denise, direi che aspetta abbiamo... un attimo, fammi parlare un, un minuto di quali sono gli aspetti intangibili in realtà. Sì. Motivare i propri collaboratori, tramandare l'identità di un'azienda. Ovvero io ho eh, una storia, delle storie che molto spesso con il fondatore muoiono. Io ho delle delle cose che ci, che ci hanno legato profondamente all'inizio nei primi 30 anni di un'azienda ma poi col passaggio generazionale rischiano di perdersi come faccio a non perdere la preziosità di una storia di un'azienda il libro mi aiuta per sancire l'identità e trasmetterla fare in modo che sia un potente strumento di um, creazione di una community community con i miei collaboratori perché Sanno chi siamo e riesco a trasmettere a tutti in profondità nei dietro la creazione di un'azienda, negli anni e come siamo riusciti a tirare avanti quando i nostri chiude i concorrenti chiudevano. Quindi, ehm, per me, il libro è un modo per trovare l'anima dell'azienda, quindi interrogarsi, identificare le idee che ci rendono veramente speciali e il metodo e poi iniziare un racconto, un racconto che può renderci una che può entusiasmare chi entra in contatto con noi. Quindi faccio due call to action. La prima, iniziate a pensare il vostro libro oggi, perché il momento migliore per farlo è adesso, è il periodo dei buoni propositi, delle buone energie, in modo che per ottobre il vostro libro sia pronto e che possiate lanciarlo per Natale. Quindi diciamo fate sì che sia il fil rouge del vostro 2019. Se non ve la sentite di farli da solo, fatevi aiutare. Noi possiamo aiutare con il sistema di book coach, quindi di supporto e di guida con le domande giuste. O possiamo aiutare con un, un, un intervento più profondo o con degli eventi di co-creazione, quindi con più persone che creano il proprio libro insieme. Quindi ci sono diversi modi. Se volete potete scaricare su libridimpresa.it le prime 50 pagine del mio libro in cui guidano proprio a queste fasi, a trovare l'anima della propria impresa. Sì. Denisa, direi che hanno un percorso ancora più facile se vogliono. Vengono a una delle nostre serate. Noi abbiamo serate a Milano, a Vicenza, a Roma, a Napoli, a Catania, a Cagliari. Saremo a, a Vicenza il 14, lunedì 14. Saremo eh, in Sardegna a Cagliari il 17 di gennaio, saremo a Napoli il 23 di gennaio, a Roma il 24 di gennaio e a Catania il 28 di gennaio. Venite a una serata osa e scrivete il libro terzo atto 2019 eh, con Denise e con tutti quanti gli altri che eh, è una cosa, diciamo, più semplice da affrontare, ma il risultato vi posso garantire è lo stesso. Denise, io ti ringrazio. Abbiamo fatto un colloquio di 30 minuti con un'imprenditrice di successo. Ecco, la, ecco il tuo capitolo. Ecco ogni autore ha il suo capitolo con la fotografia. Abbiamo fatto un'intervista bella. Credo che tu abbia dato, anche se in poco tempo, delle indicazioni molto precise su come si, si, si scrive un libro se si vuole scrivere un libro e se si vuole lasciare il segno sostanzialmente. Mi raccomando, tutti i sabati mattina alle ore 11 continueremo questa carrellata di eh, interviste di imprenditori, in questo caso imprenditrici. Eh, Denise ha la sua azienda da anni, un'azienda di successo da anni: eh, One Hour Marketing. L'ho pronunciato bene. Ecco alla sua azienda da anni, ha fatto il suo salto di qualità e coglierete di ogni eh, imprenditore, imprenditrice intervistato il massimo. Quindi adesso salutiamo Denise, la ringraziamo. Noi ci vediamo sempre sul gruppo Imprenditori di Eccellenza per le dirette live eh, al Mirco, sabato mattina 11.30. Questa volta con il tema e-commerce sul mobile. Denise, grazie infinite, grazie del tuo contributo e sono sicuro che ti cercheranno. Grazie, grazie a te, buona giornata a tutti. Ciao.